Paone 2, Aurora Reggio 0, siamo col mister dell'Aurora Reggio Giovanni Minniti. Innanzitutto complimenti perché è stata una bella partita dove in maniera ordinata avete cercato di opporvi a un Monte Paone che però alla fine è riuscito a vincere. Diciamo che quello che ha detto lei è la santa verità. Peccato di aver preso il gol all'ultimo minuto del primo tempo con l'unico svariore che abbiamo avuto su una nostra rimessa laterale, abbiamo perso palla e abbiamo subito il gol. Avremmo chiuso il primo tempo 0-0, non dico che la squadra di casa non si sarebbe saputa imporre ugualmente al risultato finale. Abbiamo cercato di limitare i danni per la nostra situazione come organico, che siamo deficitari e che all'ultimo momento mi sono venuti a mancare 4 titolari. Se lei guarda la distinta vede che ci sono 6 fuori quota che giocano. Tutto sommato non ho di che cosa lamentarmi da parte dei miei giocatori, in quanto inesperti. C'è stata gente che si è trovata in campo per la prima volta, quindi tutto sommato sapevamo della forza del Monte Paone. Diamo un messaggio anche ai tifosi dell'Aurora Reggio: c'è speranza per la salvezza? Se lavoriamo tutti insieme ci potremmo salvare, allora? Sempre con i dovuti scongiuri e i dovuti accorgimenti che andremo a fare da lunedì in poi fino alla chiusura del mercato. Mister Pisano, il carattere di una squadra si vede anche quando vince non giocando proprio al 100%, però portando i 3 punti contro un Archi, che una Aurora Reggio che tutto era tranne che proprio l'ultima in classifica. No, assolutamente, non sono d'accordo, non abbiamo espresso il nostro solito modo di giocare, avevo timore di questa partita per questo motivo, perché molte volte si potrebbe pensare che presuntuosamente che qualche partita sia vinta prima di giocarla, assolutamente non è stato questo il caso. Infatti abbiamo fatto un pessimo primo tempo, secondo me è un discreto secondo tempo dove siamo riusciti a non far uscire quasi mai l'Aurora Reggio dalla propria metà campo, però ci è voluto comunque una sterzata, perché l'approccio alla gara non è stato dei migliori ed è sicuramente responsabilità mia questo, quindi devo essere più bravo in questo. Sta per finire il girone di andata e a questo punto si può incominciare a pensare a una tranquilla posizione di centro classifica tendente verso l'alto? Sì, se parliamo adesso dei punti ovviamente è tutto bellissimo, perché comunque siamo in una posizione di classifica per la quale avremmo messo le firme prima dell'inizio del campionato, ma l'abbiamo costruito con grande lavoro, con grande orgoglio, con grande sudore, e in questo momento lo vogliamo ovviamente difendere, quindi dobbiamo continuare così, e anche se negli occhi resta quest'ultima prestazione che non mi rende soddisfatto, non mi rende contento, quindi ancora di più si deve migliorare. E allora ci prepariamo al Natale, ma si lavorerà durante le feste natalizie? No, certo, le feste natalizie ci sono, però ci sono anche gli allenamenti. Ovviamente adesso abbiamo una partita difficilissima a Villa prima del Natale, che potrebbe tranquillamente, se noi dovessimo fare risultato a Villa, credo che possiamo mettere veramente una ciliegina sulla torta, un girone d'andata importante per questa squadra.